Allora, eccoci qui in diretta dalla libreria Il Sasso nello Stagno, come promesso, puntualissimi. Stavo per dire puntualissime, poi no, Sabotaggiuta. siamo la maggior parte, però insomma. Allora, io sono Mariangela, la libraia del Sasso nello Stagno, appunto, e poi c'è con noi il trio, ideatore del progetto, nonché autori del libro Trotula e il giardino incantato, ovvero Roberta Pastore, Anella Mastalia e Valerio Calabrese. Ciao. Allora, dopo le presentazioni, insomma, personali, vi racconto subito come ci è venuta questa idea di fare oggi questa diretta. Allora, credo circa 3 settimane fa, sì, più o meno, Sì. forse anche meno, forse anche Sì, un meno. paio. Diciamo, sì, una quindicina di giorni fa stavo immersa nel mio lavoro quando vedo entrare due ragazze cariche di roba sotto il braccio e mi capita spesso, insomma, di vedere entrare in libreria persone che mi vogliano presentare i loro libri, comunque le loro pubblicazioni. E io sono sempre molto contenta, insomma, quando vedo, però sono anche un po' agitata perché, siccome sono una persona piuttosto selettiva, per non dire tanto selettiva, non sapendo mai chi ho di fronte, ho sempre paura che, insomma, di non riuscire da una parte a camuffare magari le mie ritrosie verso una cosa che poi io sono una che le cose le vede subito, no? D'impatto. Quindi dall'altra invece devo dire che questo dubbio, questo timore è durato una manciata di secondi, diciamo 5-6, perché appena mi hanno messo in mano il loro libro, se così si può chiamare, visto che è un mega libro, lo faccio vedere subito perché eccolo qua. È un cofanetto Allora, che contiene un libro, eccolo qua. Mi sono subito sciolta anche perché, nonostante le mascherine, non lo so, c'è stata un'alchimia immediata, perlomeno da parte mia, con Roberta e Anella che sono venute in libreria, mentre con Valerio ci stiamo vedendo oggi per la prima volta. E quindi questo è uno degli aspetti che amo di più del mio lavoro, cioè che da un momento all'altro possano accadere questi incontri che il più delle volte, devo dire, sono sempre molto positivi, gioiosi. E poi nel parlare a Roberta è caduto l'occhio su un articolo alle mie spalle, abbiamo scoperto di avere qualcosa altro in comune, oltre che i libri, ovvero vabbè, io li vendo, voi in questo caso lo avete prodotto. Vabbè, abbiamo un background comune che è quello di essere architette entrambe, per cui insomma poi ci siamo messi a parlare anche d'altro. Quindi questa è un po' la presentazione e passerei subito a far parlare voi tre, vedete voi un po' come avvicendarvi. E ovviamente la mia prima domanda è chi è Trotula, ovviamente, e come siete entrati come è nato questo incontro? Come siete entrati in rapporto con Trotula? Ok, vado io? Vai. Allora, per i Salernitani, Trotula de Ruggero è una strada, è anche una delle poche strade che in Italia è dedicata ad una donna. Ed è un personaggio che non conoscono tantissimo i Salernitani, forse lo conoscono più fuori dalla nostra provincia che in città. E in realtà anche noi all'inizio non conoscevamo bene la sua storia. Poi ci siamo imbattuti in questo libro, che è appunto scritto da Trotula de Ruggero, sulla malattia delle donne, con la prefazione di della professoressa Boggicavallo, e abbiamo subito individuato che era una donna straordinaria, rivoluzionaria per il suo tempo, ma anche per il nostro tempo. Lei era una medica, faceva parte della scuola medica salernitana e si è occupata principalmente del corpo delle donne. Ora,
tante notizie storiche sono un po' appunto intorno a questo personaggio, sono un po', diciamo, confuse, non abbiamo delle notizie così nette e chiare. Fatto sta che questo manoscritto, questo trattato di ginecologia, che è identificato come il primo trattato di ginecologia della storia, è arrivato ai nostri giorni e la capacità di Trodo è stata quella di scrivere per la prima volta delle malattie delle donne e scriverlo con un linguaggio scientifico. Per quello che poteva essere l'epoca, ma anche molto comprensibile e quindi di facile divulgazione. Però, naturalmente, la nostra premessa, perché altrimenti siamo l'antipatia di tutti gli storici del tempo, è che noi non abbiamo nessuna pretesa storico-filologica di far rinascere, studiare la figura di Trotula, ma la nostra volontà è quella di veicolare i valori che attraverso le notizie storiche, che appunto non sono tantissime, e quanto ha scritto, appunto trasformarli in questi valori e cercare di trasmetterli ai bambini, ma non solo. Quindi, diciamo, questo è l'incipit della nostra avventura editoriale. Quindi, se ci fosse bisogno di evidenziarlo, si capisce perché ho deciso di invitare voi oggi, perché siamo a 2 giorni dall'8 marzo, che è la giornata in cui diciamo, si celebrano le donne, più che una festa che io non amo, non ho mai amato chiamarla festa, però è un giorno comunque di memoria, di ricordo di quello che comunque è accaduto tantissimi anni fa in una fabbrica in America, che però è soltanto il simbolo di quello che accade purtroppo tutti i giorni, anche oggi. E quando loro mi hanno parlato di Trotula, io mi sono, cioè, è stata veramente una folgorazione, non l'avevo, devo dire, mai sentita nominare, però è stato, cioè, Roberta quel giorno era un fiume in piena e non lo so, è stato veramente incredibile sentire questa storia, poi sentir parlare di questa medichessa che immaginiamo più, no, più esattamente 1000 anni fa è stata di un rivoluzionario, credo, che incredibile. Quindi, Sì, infatti la cosa, diciamo, questo forse Vale lo racconta meglio, anche l'espediente utilizzato di far comunicare Trotula con noi contemporanei, quindi vedere la nostra contemporaneità con gli occhi di una donna, una rivoluzionaria, una ribelle del Medioevo, che comunica con noi analizzando un po' quello che succede nell'attualità. Giusto, ti faccio la stessa domanda che ti ho fatto l'altro giorno: come mai, essendo l'anno 1000, non è stata subito scambiata per una strega e quindi messa a rogo? Come mai non è successo questo? Ah, questo è successo, infatti. È successo negli anni successivi, però, perché sicuramente quegli anni furono anni di grande splendore culturale, in cui le donne comunque esercitavano la professione. Cioè, certo, la professione, diciamo, nell'ambito medico, ma con ruoli di secondo piano. Trotula fu invece la prima donna ad affermarsi e quindi ad esercitare e praticare la professione medica. E con questo, diciamo, con questo messaggio si è conclusa poi la prima, tutta la serie che abbiamo raccontato sui social attraverso un episodio, una serie di una stagione, diciamo, a puntate, in cui c'è Trotula bambina che matura poi la consapevolezza di voler diventare una donna medico. Quindi lei dice sì. Io studierò qui, ma lo farò per diventare medico.
Negli anni, infatti, ci sono stati vari tentativi, però, appunto, Mariangela, come dicevi tu, di denigrare un po' la figura di Trotta, di associare questo personaggio ad una figura maschile, certamente una persona così tanto brillante non poteva essere una donna. Quindi poi gli storici sono abbastanza concordi nell'affermare questo. Come diceva Roberta, poi magari passo la parola a Valerio, perché poi lui è sicuramente tra i tre, noi abbiamo messo insieme, abbiamo una grande fortuna, Mariangela, quella di avere Roberta che è un mucchio di idee. Io e Valerio tante volte diciamo, manchiamo sul nascere queste idee, però in quel caso, quando ci ha chiamato e ha detto guardate, voi mi dovete aiutare. Cioè, noi dobbiamo fare questa cosa, nessuno di noi ha tentennato un attimo ed eccoci qui oggi. Quindi sicuramente la fortuna di avere un architetto amica, non lo so, a questo punto magari ti può piacere come idea. Sicuramente questo è il fatto di aver messo insieme tre competenze diverse sono state molto importanti per la buona riuscita, almeno fino ad ora, del progetto. Quindi questo per dire che poi l'esperto di comunicazione tra noi tre è sicuramente Valerio. E quindi Vale, ti va di raccontare com'è nata l'idea di parlare di la. Innanzitutto grazie, grazie per questo spazio. Anella e Roberta hanno sintetizzato molto bene le ragioni che sono alla base di questo progetto, della scelta, della volontà di raccontare una figura poco nota o comunque non nota al grande pubblico, se non ovviamente agli specialisti, agli storici o in buona parte, ma nemmeno tanto, ai salernitani. Una figura straordinariamente importante nella storia dell'umanità, già solo per aver aperto un settore della medicina, che è quello della ginecologia, dell'ostetricia, che prima non aveva, non esisteva di fatto. Lei ha scritto appunto il primo manuale medico su queste materie, ed è stata poi la prima donna ad essere riconosciuta. Prima medico, poi anche docente presso la prima università, chiamiamola così, di medicina della storia, che è appunto la Scuola Medica Salernitana. Quindi una figura straordinariamente importante, che meritava e merita ovviamente di essere raccontata, conosciuta, di rappresentare, come dire, anche oggi, anche nel contemporaneo, le istanze, del mondo delle donne. Proprio in questi giorni stiamo vedendo tante polemiche, no? Anche a Sanremo, rispetto sia all'uso lessicale che si fa di certe parole, sia ieri sera c'è stato un monologo molto discutibile diciamo, sul femminismo e sui diritti delle donne. Me lo sono perso. Insomma, si è persa molto, diciamo. Però da questo punto di vista il tema è quanto mai attuale. Tra l'altro, il tema è attuale nella misura in cui negli Stati Uniti, da ormai alcuni anni, c'è un movimento, il MeToo, che porta avanti delle battaglie molto forti sul tema dei diritti e della parità di genere. È molto forte e sentito anche alla luce dei dati drammatici, tragici dei femminicidi. E quindi il tema della parità di genere è un tema sicuramente fondamentale e pensiamo, siamo certi che Trotula possa essere una paladina di questi temi, qualcuno che li racconta, che riesce ancora oggi, a distanza di 1000 anni, a rappresentare un'avanguardia da questo punto di vista. Poi c'è il tema della pandemia, ovviamente, perché parliamo ovviamente di medici. Tra l'altro, questa è una cosa anche particolare, perché quando abbiamo cominciato a pensare e lavorare a questo progetto era il 2018-2019, quindi nessuno Quindi ben mai lontani immaginato. E poi ci siamo dall'immaginare. trovati, esatto, poi ci siamo trovati a studiare prima e a raccontare poi una donna, una medichessa che basava gran parte dei suoi precetti sull'igiene, sull'attenzione, sulla cura. Addirittura abbiamo recuperato in alcuni scritti,
alcune pratiche che lei portava avanti, proprio in termini medici, da questo punto di vista, quindi la sterilizzazione, cercare di mantenere la mascherina durante le operazioni, insomma, temi che oggi sono di grandissima attualità e che ovviamente, rivedendoli alla luce di un millennio fa, assumono un altro valore. Cioè, avete avuto quindi veramente un'idea incredibile a raccontare di questa donna oggi. E poi ogni tanto mi diverto a vedere i post, no? Che sono sulla pagina di Trotula. Infatti il titolo che abbiamo deciso di dare, Mi presento, sono Trotula, è in perfetta linea, perché voi parlate sempre in prima persona, cioè è sempre Trotula che parla. E mi ha colpito molto uno dei post che dice vedo che dopo un millennio avete fatto ancora pochi passi, cioè insomma fa veramente effetto vedere come quello che lei o come lei lo viveva mille anni fa sia veramente andato molto poco avanti in tantissimi anni, quindi ci fa sentire, almeno io parlo personalmente, ma mi fa sentire molto piccola, però penso insieme anche a tante persone che sembra che facciamo passi da gigante oggi, invece secondo me molte cose che facciamo sono sempre troppo piccole rispetto, cioè oggi forse abbiamo molti più mezzi, ma non abbiamo certamente più cervello di prima, anzi forse proprio perché prima non c'erano questi mezzi si lavorava molto di più, noi oggi credo che siamo molto più facilitati, no? Anche proprio dal creare, cioè dal rendere concreto quello che magari prima invece avevano già in mente, quindi... Questo è stato un esperiente comunicativo, diciamo, che ha funzionato e che era necessario per rendere attuale comunque un personaggio appunto storico, no? Quindi innanzitutto farlo passare come un personaggio reale, come è stata, perché poi appunto, come diceva Nella, anche nel corso dei secoli si è cercato di oscurare questa figura, di farla passare prima per un uomo, poi dicendo che non esisteva, quando poi invece... insomma, gli storici nel Novecento ne hanno appurato appunto la sua esistenza e il suo essere donna. Però abbiamo scelto i canali dei social, ovviamente, che sono il luogo in cui oggi si fa la maggiore comunicazione anche rispetto a progetti culturali come questo, dandogli appunto una contemporaneità, cioè invitando questo personaggio a confrontarsi con la modernità, con questo tempo, però appunto con gli occhi di una donna che ha vissuto nell'anno 1000, quindi anche con le difficoltà di approcciarsi ad un mezzo di comunicazione ovviamente nuovissimo per lei, e anche a provare a interpretare con gli occhi appunto di una persona che ha vissuto 1000 anni fa le questioni che accadono oggi. E questo ci è servito soprattutto per creare una relazione con le persone, e chiaramente questo percorso è appena iniziato, quindi speriamo di crescere ancora tanto e di far diventare sempre di più Trotula anche un opinion leader dei social. Sì, poi una cosa che abbiamo cercato di fare poi soprattutto con il libro è anche quello di valorizzare anche tante altre figure, nel senso che la storia, la volontà è quella di comunicare quest'idea che la storia non ci sono soltanto i paladini e gli eroi singoli, ma è una comunità che si muove, e quindi nella storia che abbiamo ideato, appunto quello Trotula del Giardino Incantato, ci sono tanti personaggi e ogni personaggio è importante ed è portatore o portatrice di valori. Quindi questa è un po' l'idea che ci ha mosso, quindi non mettere lì sul piedistallo Trotula, ma Trotula è uno dei tanti personaggi della storia. Che ti è piaciuta, Mariangela? Eh?
La storia ti è piaciuta? La fiaba? Sì, 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 mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Infatti, no, stavo aspettando appunto che intervenisse Valerio. Infatti, volevo dirvi magari poi di spiegarvi, se volete, leggo un pezzo del libro anche per far capire un po' come proprio il linguaggio che usate, qual è. Senza che ve lo chiedo, lo dico io. Il libro è un libro, io sono molto favorevole, lo sono in maniera spietata, alla lettura condivisa. Dico che spesso mi chiedono, ma questo libro secondo te va bene per un bambino di 5 anni, ma lui sa già leggere. E io dico che fino a che non siano i bambini a chiedere espressamente di leggere da soli significa proprio per conto proprio, io consiglio sempre la lettura condivisa, cioè ad alta voce con un adulto, che sia la mamma, il papà, un fratello, una zia, i nonni, e credo che questo sia un libro che si presta molto bene alla lettura condivisa, visto anche proprio le dimensioni. Cioè mi immagino questo libro messo su un tavolo, sulle gambe di un adulto, e tutti i bambini attorno che possono usufruirne, perché essendo grande è importante. È anche il formato del libro, e infatti poi magari Anella ci dirà anche un po' gli aspetti proprio della scelta del formato, della carta, dei colori, perché comunque sono colori particolari, insomma, mi hanno colpito anche per questo, perché non sono colori sgargianti, per quanto ce ne siano, però non è un libro che ti colpisce per i colori sgargianti, ma è molto... molto discreto, ecco, discreta come copertina, però che comunque attrae molto. Infatti, cioè, insomma, sta davvero, insomma, ci vuole, è un libro importante da tutti i punti di vista, e non lo so, dite voi se volete parlare dei personaggi che avete chiamato in causa nel libro. Se invece Anella vuole parlare di appunto di quello che c'è dietro al prodotto, o se cominciamo a leggere un pezzetto di storia e poi magari chiacchieriamo dopo, non lo so, ditemi voi. No, io volevo aggiungere una cosa a quello che aveva detto Roberta, e poi magari possiamo anche leggere un pezzo, che questo in realtà è un libro pensato ovviamente per i bambini, no? È una fiaba illustrata. Poi magari non so se riusciamo a vedere anche qualche pagina, tra l'altro illustrata benissimo da una giovane illustratrice al suo esordio, che si chiama Federica Cafaro. È un lavoro che ha coinvolto tante persone, rischierei di dimenticare qualcuno se li citassi tutti, però è un libro appunto che è indirizzato ai bambini. Abbiamo scelto questo personaggio, Trotula, come veicolo per raccontare alcuni temi, alcuni valori, i suoi valori, se vogliamo, ai bambini. Quindi è scritto anche, per quanto insomma ci siamo impegnati a scriverlo in maniera anche molto leggibile, sebbene qualcuno ci ha anche detto che grazie a questo libro i bambini hanno appreso l'esistenza di nuove parole, l'hanno utilizzato un po' come un nuovo vocabolario. Però diciamo anche il periodo storico che stiamo vivendo, anche la pandemia, no? Ha in qualche modo messo i più piccoli da parte, chiudendoli in casa, magari davanti a un monitor per fare la scuola, e quindi abbiamo pensato anche di arrivare a loro attraverso questo personaggio che potesse anche raccontargli in qualche modo quello che stavamo vivendo, perché comunque nella storia ci sono dei riferimenti non molto stringenti ovviamente alla realtà, è una storia che va bene sempre, voglio dire, però il tema dell'approccio scientifico, il tema della cura, il tema dell'apertura anche alle conoscenze degli altri e al lavoro di squadra, al farcela insieme, è centrale all'interno della storia di Trotula e Giardino Incantato. Quindi abbiamo scelto questi due elementi, il personaggio particolare e anche i temi trattati, che sono secondo me molto in linea con i bisogni anche educativi che i ragazzi stanno vivendo in questo periodo.
Sì, poi la grande sorpresa è stata che il libro appunto è stato immaginato per i bambini, perché sicuramente sono il target, insomma, sono appunto le nostre comunità del futuro, i bambini rappresentano il nostro futuro, quindi è importante nella loro formazione entrare in contatto con questi principi. Però la scoperta è stata, la sorpresa è stata sicuramente che il libro è piaciuto molto anche agli adulti, quindi per quello poi l'idea di indicare come età di lettura di questo libro l'età dai 5 ai 110 anni. Quindi sicuramente perché è un libro che piace ai bambini, ma anche agli adulti, e anche poi per quel discorso appunto di condivisione che facevi tu, che è un libro per la famiglia da condividere. Un altro aspetto importante è che il libro è anche audio, poi ci perdiamo un po' nel raccontare i vari aneddoti e insomma i vari aspetti, però sia il libro che gli episodi sono anche audio. Quindi andiamo ad abbracciare, insomma, un ambito ancora più ampio. Eccolo qui, non, eccolo qui, QR code. Sì, Però inquadrando per tutto il libro da una bella voce calda, maschile. sì. Cioè, io non ho ascoltato tutto l'audio, però è la cosa che farò appena andrò a casa oggi, perché me l'ero ripromesso. E poi ci sono delle sorprese lungo. Come se non bastassero le dimensioni del libro, che Lenzuola. capire. E poi una cosa che mi ha colpito, visto che io insomma di libri ne maneggio parecchi, è lo spessore della carta che avete scelto. Anche quella è una scelta comunque importante. Come mai questa pesantezza, ovviamente in senso positivo, che lo rende ancora più concreto? Allora, diciamo che il formato, appunto, il libro che è uno dei prodotti del progetto, sicuramente il prodotto di nicchia e di punta del progetto di Trotola, però l'abbiamo immaginato appunto come un oggetto prezioso, un oggetto del desiderio. Quindi da lì l'idea di immaginare un cofanetto nel quale alloggiarlo e una fattura del libro che avesse una certa importanza, per quello appunto come la scelta della copertina rigida rivestita, queste illustrazioni molto belle appunto di Federica Cafara, che ho citato Valerio, ed una carta utilizzata per tutti i prodotti del progetto FSC, quindi una carta di qualità, ma una carta anche che rispetta l'ambiente. Noi abbiamo cercato di mettere insieme un po' vari aspetti, quindi questo poi sono stati, come dire, le conduttrici di una tipologia di produzione di questo tipo. Volevo chiedere all'architetto, questo è anche un elemento d'arredo, no? Perché Sì. questo è tipo appoggiato su una mensola, sembra proprio un quadro. Sì. Arreda, arreda. Infatti l'abbiamo immaginato come un libro, ma anche un oggetto da Sì, simpatico. tenere in casa. Diciamo, riempie, fa una bella figura. Anche se alcuni librai si sono lamentati, non sapevano dove metterlo, perché la dimensione è un po' generosa, e No, io gli ho solitamente. trovato un bel posto appoggiato così. A me piace poi molto mostrare le copertine, per cui appena posso lo faccio. No, no, io non ho avuto problemi. Da questo punto di vista, l'idea era anche quella di realizzare un prodotto che potesse essere conservato nel tempo. Magari, perché no, questi bambini che lo hanno in dono magari potranno poi trasferirlo ai propri figli. Quindi, quando un libro è particolarmente curato, fatto bene, a un determinato tipo di carta, si presta anche ad una conservazione più lunga rispetto a prodotti più consumabili, diciamo così. È vero, è vero. Sì, un po' in un'epoca di usa e getta volevamo fare un Una qualcosa che oggetto restasse, che riuscisse ad attraversare le generazioni, come sul tema dei prodotti, perché Anella prima ha
accennava al fatto che il libro è uno dei prodotti del progetto di Trotula. Volevo aggiungere una cosa, se sei d'accordo, perché appunto noi siamo partiti lo scorso luglio con l'apertura della pagina Facebook, del sito, eccetera, lanciando un racconto a puntate ogni venerdì che è durato 3 mesi. Questo racconto di Trotula Bambina, quindi una sorta di prequel del libro, esatto, lo abbiamo stampato a grande richiesta, perché adesso siamo quasi alla fine, all'esaurimento delle scorte, ed è diventato appunto anche questo un racconto fatto con delle schede illustrate, con ognuna delle quali poi dietro porta l'episodio, che ha fatto un po' da trailer al libro. E quindi non è solo il libro, il progetto, ma è composito, appunto c'è questo, poi c'è una box che raccoglie appunto questo racconto, ecco, facciamo con Mario Rabbit. E adesso quello che volevo dire è che a breve, penso alla metà del mese di marzo, quindi dalla prossima settimana, dovremmo lanciare la seconda stagione del racconto di Trotula, dove Trotula non è più bambina, ma è diventata una donna giovane e inizia il suo percorso universitario all'interno della scuola medica. E quindi lì poi, diciamo, si compirà anche la sua piena maturazione da un punto di vista proprio di ideali, di valori, di passioni. Magari, chissà, scopriremo anche il papà di Minerva, della piccola Minerva, che è l'altra protagonista del libro, quindi di cui non si fa cenno nella storia del libro. Non perché l'avessimo dimenticato, era semplicemente una scelta. No. Però, insomma, Trotula nella storia del libro ha una bambina, e però non si sa del padre, insomma, ancora non ci abbiamo pensato. Chissà, magari in questa seconda stagione, che parte adesso quindi sui social, ovviamente sulla pagina Trotula su Facebook, ogni venerdì saranno pubblicati, magari scopriremo anche gli amori di Trotula. Volevo dire una cosa rispetto a Minerva, anzi un invito che faccio a Mariangela di venire a Salerno e insieme ti accompagneremo al Giardino della Minerva, che è appunto anche il luogo a cui è anche un po' ispirato questo giardino, che è un vero e proprio giardino incantato, sospeso tra il cielo e il mare, dove c'erano tutte le erbe officinali della scuola medica salernitana. Quindi la storia di Trotula è un riprende sia luoghi fisici che elementi naturali, per esempio Fusandola, uno dei protagonisti in realtà è un fiume che realmente scorre a Salerno, e quindi anche Minerva rappresenta in maniera ideale questo luogo magico dove c'è stato uno scambio continuo di culture nel tempo, e dove gli studenti della scuola medica salernitana poi andavano a fare pratica. Io accolgo con molto entusiasmo il vostro invito. Vi ho già detto l'altra volta che io amo particolarmente proprio tutta la provincia di Salerno, perché me la sono fatta, non dico tutta perché credo che sia bella piena di cose da vedere, ma ci sono dei posti che sono veramente rimasti nel mio cuore e ci torno quando posso, e quindi molto volentieri non vedo l'ora di vedere il Giardino della Minerva, perché io poi io ho studiato a Firenze, cioè ci ho anche vissuto parecchio, e uno dei miei posti preferiti a Firenze era proprio gli orti, il giardino botanico, quindi insomma appena potevo ci andavo, quindi mi piacciono molto questi posti e sarò molto volentieri appena si potrà. Però in più rispetto al Giardino di Firenze noi ci facciamo sul mare, come il Giardino della Minerva, puoi mettere la amalfitana, vedi anche un po' di Cilento, che ricordo hai un particolare legame, sì, con il Cilento. Sì, è vero. È vero. Beh, invece dai giardini dell'orticoltura di Firenze si vede l'Arno, che non è esattamente il mare del Cilento,
però insomma, vabbè, Firenze è Firenze, però sì. Appunto, Salerno c'ha, no, è quello che ci ha colpito, che davvero Salerno ha tutto, cioè la provincia, dico, dal mare fino a luoghi parecchio più alti, vabbè, veramente ci è piaciuta molto, abbiamo visitato parecchie cose, però ci torniamo volentieri. Io non volevo lasciare la lettura per ultima, proprio perché poi magari aggiungiamo delle cose rispetto ai personaggi che vengono chiamati in causa, anche perché davvero non voglio sciupare la sorpresa, quindi sarà proprio, ho scelto pochissime righe, ma è giusto per invogliare, no, i bambini ed adulti ad acquistare il libro, anche perché, lo dico adesso, poi magari lo ripeto, le prime copie saranno omaggiate anche di un bellissimo calendario che io ho qui alle mie spalle, che è illustrato sempre da Federica Caparo, e quindi insomma, oltre al libro vi beccate pure il calendario, visto che siamo ancora all'inizio di marzo, cioè abbiamo tutto l'anno davanti. Aggiungerei anche che parte del ricavato è destinato a un'associazione per sostenere delle borse di studio per giovani ragazze in Kenya. L'associazione si chiama Dramma Africane, quindi oltre a farsi un bel regalo, si compie anche un gesto di solidarietà che è per noi importante. No, ma infatti non avrei assolutamente mancato di dirlo, perché questo è il valore aggiunto di questo libro. Sono stufo, non gioco più. Il piccolo Josué era stato il primo. Di colpo aveva lasciato cadere la spada di legno, si era slacciato dal collo la vecchia coperta indossata per mantello e si era messo a sedere sul muretto, fissando il vuoto. Poco dopo lo avevano seguito anche i suoi compagni. Uno alla volta avevano abbandonato i loro giochi e travestimenti, sparpagliandosi a ozzare nel cortile e a sbuffare dalla noia. E così via, fino al cortile a fianco, alle camerette nelle case vicine, a quelle più lontane e ancora oltre. In men che non si dica, tantissimi bambini del mondo si erano ritrovati cupi, tristi e senza più voglia di divertirsi. E dopo mesi nessuno riusciva ancora a spiegarsi il perché di quello strano fenomeno. Beh, questo fa già abbastanza effetto a leggerlo oggi, considerando che è stato scritto prima di tutto il macello che è successo. E poi invece cambia colore. A quei tempi, in una terra stretta tra il mare e le colline, viveva una medichessa. Il suo nome era Trotula e aveva i capelli e gli occhi blu come il colore della linea che separa il cielo dal mare. E di leggere mi fermo qui, perché appunto voglio soltanto stuzzicare insomma la curiosità. E a proposito di trame africane, voi avete introdotto un personaggio nella storia, tra qualche pagina arriva, che si chiama Ori. Chi ci dice chi è Ori? Allora, chi ha avuto l'idea del nome in un momento di intuizione geniale è Valerio. Questo è... No, vabbè, geniale. Ori l'abbiamo chiamata così alla fine, perché poi alla fine della storia dovevamo dare anche dei nomi a dei personaggi, tipo la strega cattiva, appunto la sirena. La cosa che è cambiata fino alla fine, fino a un'ora prima di andare in stampa, sono stati i nomi dei protagonisti. Alla fine però, sono nelle mie ricerche per dare un nome a questa sirena dalla pelle scura che arriva dal mare e che aiuta, diciamo, a rompere questo incantesimo, mi è venuto in soccorso Google, come tante volte accade nella vita di ognuno di noi, e ho scoperto questa ragazza keniota che si chiama Ori, appunto, che ricorda incredibilmente anche la nostra sirena, perché ha gli stessi capelli,
E appunto questa ragazza impegnata, riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno a favore delle donne e della democrazia in Kenya. E quindi abbiamo pensato di omaggiare con il suo nome la nostra sirena che tanto di buono fa nella nostra storia. Poi magari un giorno, se riusciremo a contattarla, le spediremo la copia appena sarà tradotta in inglese, perché ci farebbe molto piacere avere il nostro libro nelle mani della vera Ori. Mi pare bello sarebbe. Però bello. L'idea rispetto a questo, e concludo, che poi ci ha portato anche a stringere questo rapporto con Trame Africane, che è un'associazione davvero straordinaria che compie un'opera incredibile in Kenya e non solo, è stata la volontà di raccontare come il passaggio della conoscenza da un personaggio appunto storico come Trotula possa essere così forte da arrivare all'altro capo del mondo. E il personaggio di Ori, che appunto alla fine della storia saluta tutti e porta con sé la conoscenza acquisita, ci piaceva molto renderlo poi reale nella nostra vita attraverso una borsa di studio che consentisse a delle ragazze in Kenya di poter studiare la stessa materia che ha studiato Trotula. Bellissima e nobile come cosa, veramente, complimenti. Grazie. Volevo giusto completare il contenuto del cofanetto. Nel cofanetto, davvero comunque c'è una cura quasi maniacale nella cura, cioè nella scelta dei colori, delle rilegature, l'ho notato subito. Allora, nel cofanetto c'è la storia di Trotula bambina in schede, ogni scheda ha il suo QR code, quindi si può ascoltare la versione audio. Poi ci sono dei segnalibri molto carini di Trotula. I colori principali sono sempre il rosa e il blu. Questo è un quaderno, un taccuino su cui si possono prendere, scrivere le proprie cose. Anche questo è illustrato e rilegato a filo. Poi c'è una matita dov'è? Vabbè, scivolata, comunque c'è. Mi dicevate che la matita è di carta compressa, cartone compresso, eccola. Sì. Cartone compresso, giusto? Sì. Anche sulla matita c'è scritto piccolo piccolo, ma c'è Trotula. E basta, giusto? C'è un biglietto che insomma scritto di pugno da Trotula, proprio da lei. Sì, è vero. È uno strumento educativo il nostro, proprio per essere estremamente sintetici, perché avvicina e porta determinati valori che sono appunto quelli dell'amicizia, della condivisione, dell'apertura verso i bambini attraverso una storia che davvero è universale, insomma, e spero possa, come dire, proseguire nel tempo, no? Mantenersi sempre viva, perché di storie come queste ce n'è bisogno, secondo me, e questa è la cosa che più ci rallegra, al di là poi del numero delle copie vendute, di come va, cioè, insomma, abbiamo... Comunque penso... so che sta andando molto bene. Sì, sta andando bene, siamo contenti di questo, però siamo contenti proprio di averlo fatto, di aver lasciato dietro di noi un qualcosa di utile. No, mi piaceva infatti tutte le cose che sono state messe insieme, e la cosa che secondo me oggi... di cui oggi c'è particolarmente bisogno è quello che a me è rimasto dalla lettura del libro e comunque dall'incontro con voi, da tutto l'insieme, è questa sete di conoscenza, cioè quello che ci deve guidare è sempre questa voglia di saperne di più, di scoprire, di non accontentarsi mai di quello che c'è in superficie, perché oggi
siamo molto portati a fermarci molto alla parola scritta in grande e a credere di saperne soltanto per aver letto quella parola, quella frase, e non si tende, ancora più di prima, si tende sempre troppo poco ad approfondire le cose. Invece quello che mi piacerebbe lasciare anche come messaggio, diciamo, del nostro incontro è proprio questo: la voglia di saperne di più, di approfondire, di studiare, ma non per prendere il voto alto a scuola, ma proprio per crescere noi e credo che davvero oggi sei marzo, ma oggi un oggi molto più grande, Trotula ci lasci proprio questo, che forse è l'eredità più grande che ci possa lasciare. E quindi vi ringrazio particolarmente per questa opportunità di dare a chi vorrà avvicinarsi a questo personaggio, a questa personaggia, di poter provare proprio questo. Io vorrei ringraziare, penso di poterlo fare a nome di tutti, i librai, perché senza i librai non potrebbero esserci storie, perché sono davvero il front office in prima linea nel raccontare, nel diffondere cose belle. E i librai andrebbero, soprattutto quelli che lavorano come te con i bambini, magari in provincia, no? E lo fanno con la passione, tra mille difficoltà, immagino, ne conosco diversi personalmente, sono veramente degli eroi, al pari dei medici, degli infermieri, del personale sanitario di cui tanto si parla giustamente in questo periodo, però è veramente un ruolo fondamentale, e senza i librai ovviamente chi scrive un libro non potrebbe arrivare alle persone. Perché poi se entra una persona in una libreria e il libraio consiglia quel libro e lo sente davvero come qualcosa di importante, si capisce, e quel libro viaggia all'infinito. Quindi grazie. Grazie a voi, a nome mio, ma anche di tutti i librai che come me appunto resistono e insistono nell'esserci. Un po' tutti abbiamo dovuto dotarci di uno strumento che è l'e-commerce per arrivare dove non possiamo arrivare. Però quello che dico sempre io ai miei clienti, diciamo, pure tu c'hai l'e-commerce, quindi posso comprare online. Sì, però loro ormai lo sanno che a differenza dei grandi nomi, che non dico per non rischiare di farmi venire le bolle dall'orticaria, la differenza è che dietro l'e-commerce, il sasso nello stagno, ci sono io. E quindi mi possono chiamare, mi possono contattare per chiedermi consigli, cosa che sappiamo benissimo che non si può fare con i grandi colossi, e devo dire che stiamo andando bene, io parlo per me, sta andando molto bene questa cosa, però ne sono contenta perché so che sono sempre io, insomma, anche nascosta dietro uno schermo. È solo uno strumento. Esatto. Sì, anche per questo c'è la volontà nostra di contattarli, cioè, perciò piombiamo nelle librerie e vi raccontiamo Trotula, perché oltre a far conoscere il progetto, la nostra storia, la storia di Trotula, abbiamo proprio voglia di conoscere le storie di chi poi prende in custodia il libro e lo porterà poi, sarà il tramite con i lettori, quindi per questo preferiamo i contatti diretti con le librerie. Avete rischiato a non chiamarmi prima, però vi è andata bene, perché proprio perché sono sola, potevate non trovarmi, invece no, ero qui perché me lo sentivo che ci dovevo essere. Allora ragazzi, se non avete altro da aggiungere, non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, il taccuino è la parola giusta che piace a Trotula Magistra. Allora sono contenta di aver usato la parola taccuino. Viva le librerie indipendenti. Ma questo è qualche tuo parente, Roberta? Chi è? Daniela Pastore, mia sorella. E poi ci sono, vabbè, un po' di complimenti a me, quindi non li mostriamo.
Vabbè, se c'era qualche domanda che volevate fare agli autori, ce l'abbiamo qui ancora per, non so, diciamo 2 minuti, va bene? Potete approfittarne. E se no, vabbè, spero che poi le domande trovino risposte nel libro direttamente, che si vende in libreria, nonché sul sito di Trotula, insomma, sì, sul sito anche della mia libreria, però insomma, qui avete il calendario in regalo. Ecco, tiè, questa è la cosa in più che do se venite di persona in libreria. Vabbè, allora non lo so, ci vogliamo salutare sperando davvero di poterci incontrare, magari ci andiamo a prendere un caffè, seduti per benino, insomma, che lo schermo va bene, ma fino a un certo punto, diciamolo. Magari faremo una presentazione di persona appena possibile lì, con magari con una lettura animata, con un evento carino. Già fatto, ok, per me va bene, Tanto figurate. Martina e Roberta conoscono la strada. Sì, conosciamo la strada e poi abbiamo veramente portiamo questo tour della Puglia nel nostro cuore, grazie appunto a queste relazioni umane che si sono già create tra noi e gli ebrei, che appunto come Maria Angela sono state tutte delle splendide persone, molto accoglienti, nonostante il nostro non preavviso. Grazie, grazie davvero, è stato un arricchimento per me importante. Bene, allora vi saluto, vi ringrazio ancora Grazie a e te. ci sentiamo insomma in altri modi, ma ci terremo in contatto. Buon lavoro ancora e fateci sapere se ci sono delle novità, taggatemi così io poi posso condividere a mia volta le vostre mille idee. Allora, grazie ancora a Roberta Pastore. Anella Mastalia, e visto che insomma sono donne, siamo la maggioranza, e poi un grazie in particolare a Valerio Calabrese che lavora con le donne, quindi Resiste. A volte non è semplice, a volte non è semplice. È molto stimolante. Allora, questa diretta ora io la condividerò anche sul canale YouTube della libreria Il Sasso nello Stagno e chi vuole può condividerla perché insomma sarà disponibile appena chiuderemo la diretta. Grazie ancora, un bacio ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, Ciao. grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti.